Centro Antia. Centro Antia. Salve, oggi non vi diciamo dove ci troviamo, Segreto. Qui un tempo sorgeva il quartiere delle pescherie, che fu demolito tra il 1927 e il 1932 per far spazio a Piazza Vittoria, progettata dall'architetto Piacentini e voluta dal governo fascista. Il quartiere delle pescherie era un quartiere medievale, la parte sud del Carmine, così chiamato per l'attività predominante che veniva esercitata in questo luogo. Nel quartiere delle pescherie c'erano vicoli e strade strette, come quella del Carmine, dai nomi curiosi: vicolo del Trabucchiello, vicolo del Cavicchio, vicolo del Capriccio, vicolo dei Meloni, vicolo Coppa Mosche e persino vicolo della Sardella Gioiosa, così chiamato perché vi venivano gettati gli scarti del pesce. Pensate che in questo vicolo nacque proprio Giuseppe Zanardelli. C'era anche vicolo Angusto, largo poco meno di 2 metri. Siamo in Piazza Vittoria, ma idealmente ci trasferiamo in campagna e chiediamo, le so, el fe, la paia e l'asen che la mai o che la mangia. Chi lo sa? Il proverbio non lo so tradurre, so che sul fieno la paglia e l'asino che lo mangia vorrà dire che è proprietà dell'asino, non lo so. O sono un asino io, non lo so. Ma che ci mancherebbe che veniamo a dirle queste cose? Perché era rivolto a me. Beh, sostanzialmente che è un po' il proprietario un po' di tutto, no? Hai sposato un acculturato. Vedi, è vero. So el fe, la paia e l'asen che la maia. Il contadino, contadini. Contadino tutto, ah. Beh, proprio tutto magari no. Proprio tutto magari no, però... Senta, andiamo a fare i contadini? Ma di questo periodo forse sarebbe meglio, non per quanto ci sia, però visto e considerato che tanti fanno fatica a trovare lavoro, magari nel campo riesci ancora a mangiare 2 patate, un pomodoro e così nel via. Campo proprio? Sì, probabilmente gli basta quello che prende. E quindi non gli interessa, penso, più di tanto. Purtroppo in Italia non è sempre così. Sì, davvero, sono convinto anch'io. Come ti chiami? Maria. Maria, quanti anni hai? 4. Chi è il tuo moroso? Carlo. Non sono bresciano io. No, però l'ha capita. Veramente no. La signora l'ha capita? No. Grazie, arrivederci. Grazie. Le so, el fe, la paia e l'asen che la maia. L'asino che la mangia, la paglia e basta. Ha capito più della metà, Tocca l'asino e la mangia. Mangia tutto l'asino, però. L'asino perde. Il suo, il fieno e la paglia e l'asino che la mangia. Facile, vede? Però che significato può avere secondo lei questo? Se è suo il fieno, la paglia, l'asino che lo mangia, quindi quel signore lì evidentemente... Non ne ho idea. Ciao bresciano, vero? Di dove sei? Bedizzole. Bedizzole, che sta a fare Bedizzolese a Brescia, passeggiata? Stiamo comprando qualche cosa. Sta comprando qualche e cosa. E tu? Io guardo. Ma tu guardi soltanto o strisci anche la carta di credito? No, strisciamo anche la carta di credito, bisogna strisciarla. Complimenti, bravo. Benvenuto. Benvenuto nel club. Le so, è il fe, la paia e l'asen che la maia. Sarà proprietario il padrone. Di cosa? Della cosa di cui stiamo parlando. El shock, el fe, la paio e l'asen che la maio. Ottimo, grazie. Posso fare un annuncio pubblicitario? Prego. Guardate Jack Antonio 48 su Facebook, che ci sono le mie poesie. Bene, auguri. Prego, grazie. È suo il fieno, è suo la... È suo la paglia e l'asino che la mangia. Quindi vuol dire che è padrone di tutto, c'ha le mani dappertutto. Vuol dire che lui ha tutto. In Italia non succede, vero? Beh, si spera di no. Le so el fe, la paia e l'asen che la maia. È suo il fieno, la paglia e pure l'asino che la mangia. Amici, questo è padrone di tutto. Grazie, alla prossima, ciao. Centro Antico.